Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, oggi ci occupiamo, parleremo, del trattamento e dell'accertamento obbligatorio. Trattamento sanitario obbligatorio TSO, trattamento, accertamento, obbligatorio, ASO. Questo è l'argomento. Ora faremo chiaramente tra gli obiettivi analizzeremo i contenuti normativi, una definizione degli ambiti applicativi e cercherò di fornire competenze adeguate per circoscrivere i rischi operativi e quindi è quello di fornire adeguate conoscenze per un intervento consapevole, corretto e consapevole. Ora, chiariamo immediatamente, vi dico subito che questa lezione non è di tipo chiaramente pratico, è di tipo teorico, ma questo argomento necessariamente ha bisogno di avere dei presupposti da cui partire per poter poi operare in un modo corretto, cioè dobbiamo conoscere la materia bene, dobbiamo conoscere soprattutto quali sono i rischi, perché il trattamento sanitario obbligatorio e l'accertamento sanitario obbligatorio sono eseguiti per la massima parte dalla polizia locale e per questo, e quindi dalla polizia municipale, per questa ragione è necessario che noi dobbiamo necessariamente interrogarci su quali sono i presupposti di queste tecniche, di queste procedure operative. È chiaro poi che successivamente sarà necessario anche effettuare delle specifiche attività pratiche proprio per affrontare anche l'altro importante problema delle tecniche operative nei casi pratici. Ora, per il momento noi facciamo l'aspetto teorico, normativo, i principi, eccetera. Allora, vediamo un po'. La prima legge nazionale sull'assistenza psichiatrica è stata varata nel 1904, la legge numero 36. Si riferiva alle disposizioni e regolamenti sui manicomi e sugli alienati. Successivamente, nel 1909, veniva poi varato il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto. Quali erano i caratteri di questa legge? La legge aveva intanto carattere di legge di ordine pubblico, poneva in primo piano la protezione della comunità sociale dai folli. Esigenza primaria era l'isolamento dalla società civile di questi soggetti alienati. Le norme avevano lo scopo di proteggere la cosiddetta parte sana della società, mentre i cosiddetti alienati, cioè persone disturbate da malattie psichiatriche, venivano custoditi e sorvegliati. Quindi immaginate la costituzione e l'istituzione del manicomio. La legge all'articolo 1, comma primo, quindi articolo 1, comma 1, così recitava: debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette da qualsiasi causa d'alienazione mentale quando siano pericolosi a sé e agli altri. Quindi demandava all'autorità di pubblica sicurezza il compito di provvedere materialmente all'ammissione in manicomio dell'alienato, ravvisandone lo stesso la presunzione di pericolosità sociale. Nel 1978, con legge numero 180, la cosiddetta legge Basaglia, si ha un capovolgimento, cioè una vera e propria rivoluzione. Una riforma di tutti quelli che sono i presupposti, cambia completamente scenario. Gli obiettivi, intanto vengono posti in essere, quindi introdotti gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari e obbligatori, quello di cui stiamo parlando. Quindi già nel 1978
vengono chiusi i manicomi. L'obiettivo è tutelare i diritti del paziente. Gli interventi sono di tipo ricovero ospedaliero e si basa sui servizi territoriali. Ancora programmazione di progetti terapeutici e di risocializzazione, incremento di intervento che coinvolgono anche le reti familiari, sociali e dei pazienti. Quindi in questo caso vedete già la differenza pazienti. Secondo la norma, la salute mentale è trattata alla pari, secondo la norma, la legge Basaglia, che poi viene trasfusa nella legge 830 del 78 sul riordino del sistema sanitario nazionale. La legge, la salute mentale è una delle patologie che viene trattata con l'intervento clinico-psichiatrico. Quindi vedete già. Intanto ricordiamoci che cosa dice l'articolo 13 della Costituzione: la libertà personale è inviolabile, non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione e perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali, vedete, ecco qui, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà. Questa è la base per l'ASO e il TSO. L'articolo 32 della Costituzione così recita: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. E garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto delle persone umane. Quindi, alla base di tutti e due i trattamenti vi è la norma costituzionale, articolo 13, articolo 32, che ne segna il procedimento. Successivamente, vediamo, in questo caso, già nel 1968 e quindi prima, successivamente alla norma costituzionale, c'è l'equiparazione dell'ospedale psichiatrico agli ospedali generici, quindi abrogazione dell'obbligo di iscrizione del ricovero manicomiale al casellario giudiziario. Figuratevi cosa era un reato, era segnato il cosiddetto alienato, sviluppo dell'assistenza extraospedaliera. La legge Basaglia invece si fonda su quelle che sono le caratteristiche degli accertamenti per i trattamenti, sono la chiusura dei manicomi, come vi dicevo, regolamentazione del trattamento sanitario obbligatorio e quindi viene regolamentato, istituzione dei servizi di igiene mentale pubblici, pieno riconoscimento dei diritti e migliorata qualità di vita dei pazienti. La legge stessa prevedeva che la maggior parte degli articoli venissero poi successivamente e dovessero poi successivamente essere trasfusi con la legge che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, ma proprio per l'esigenza di raggruppare, di ritenere che la mente fosse una patologia come tutte quante le altre e dovesse essere curata come tutte quante le altre patologie. Viene istituito il Servizio Nazionale con la 833 del 78 e dice all'articolo 1: la tutela della salute fisica e psichiatrica, chiedo scusa, la tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni e che sono soprattutto destinate alla promozione, mantenimento e recupero della salute
fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali, sociali, eguaglianza dei cittadini nel servizio. Quindi diciamo che è un servizio assistenziale. I tratti salienti di questa vera e propria riforma sono divieto di nuove di ammissioni in manicomio, quindi in questo caso si ferma lì, integrazione della psichiatria nel sistema sanitario nazionale, rispetto della dignità di chi soffre, anche il sofferente psichico, coinvolgimento delle strutture locali nell'assistenza psichiatrica, tutela della salute mentale che giustifica accertamenti, quindi centro di salute mentale, costituzione e istituzione, che è un organo che viene organizzato in equipe multidisciplinare, ha una sede di coordinamento e di prevenzione, cura e riabilitazione. Reinserimento poi successivamente sociale nel proprio territorio. Questi sono i capisaldi della riforma. Andiamo intanto a vedere che cos'è in particolare il LASO e il TSO. Intanto possiamo dire che l'accertamento e il trattamento sanitario sono di norma volontari. Nei casi invece espressamente previsti dalla legge dello Stato, abbiamo detto anche dalla Costituzione, possono essere disposti dall'autorità sanitaria locale accertamenti che, sempre nel rispetto della dignità umana, di cui all'articolo 32, e si possono, non devono necessariamente, e devono essere chiaramente adottati, e vedremo poi come. La disciplina, articolo 33 della legge sul sistema sanitario nazionale, gli accertamenti, i trattamenti sanitari obbligatori, quindi in genere sono volontari, quelli obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, in questo caso locale, su proposta motivata del medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessario, se c'è necessità di degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Questo è l'articolo 33. Che cos'è? Vediamo adesso quali sono questa procedura. L'accertamento e il trattamento sono due strumenti cautelari rivolti verso una persona affetta da una malattia mentale, la quale si trova in una fase acuta della sua situazione di malessere. I provvedimenti sono adottati dal sindaco nella qualità, di autorità sanitaria locale, ed è anche titolare del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti. E questo cosa fa con questa ordinanza? Allora, con tale ordinanza il sindaco impone coattivamente la visita da parte del sanitario per poter valutare lo stato psicofisico della persona e le scelte più opportune da adottare. Questo è l'ASO. Oppure il ricovero di un soggetto malato in una struttura ospedaliera o in un luogo di cura, e questo è il trattamento sanitario obbligatorio, per consentire l'applicazione di idonee terapie, quindi quando rifiuta la terapia. In sintesi, l'accertamento e il trattamento sanitario obbligatorio sono due istituti giuridici. Essi sono stati introdotti con la norma del 1978, la legge numero 180, legge Basaglia, e poi trasfusi nella legge 833 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Entrambe le leggi hanno innovato radicalmente l'atteggiamento dello Stato nei riguardi dei malati di mente. Il malato di mente non è più considerato un soggetto pericoloso per la società, ma ha bisogno di cure e ha bisogno di cure, e ciò prevale sulle esigenze di polizia. Principio costituzionale, abbiamo detto, il trattamento, sia l'accertamento che il trattamento sanitario sono pienamente compatibili con i principi fissati dalla Costituzione, l'articolo 32. Procedimento, vediamo un po' come si procede. Allora, l'accertamento sanitario obbligatorio consiste nel visitare un paziente con problemi psichici critici che non accetti di sottoporsi volontariamente ad una visita medica, quindi è semplicemente una visita.
Riassumendo, l'accertamento si basa su una visita medica effettuata da un medico curante o da uno specialista in malattie mentali e si esegue esclusivamente quando il medico ha la necessità di verificare che il paziente è affetto da un sintomo psichiatrico rilevante e questi si rifiuta di essere visitato. L'accertamento, in questo caso coatto o coattivo, non può essere effettuato per legge in regime di degenza ospedaliera. Chiaramente. L'ASO si esegue con ordinanza del sindaco a seguito della proposta del medico. L'ordinanza ASO si esegue entro 48 ore, oltre tale termine non può essere più valida e si richiede una nuova proposta. L'ASO, e quindi accertamento sanitario obbligatorio, si svolge presso il domicilio del paziente oppure presso una struttura sanitaria territoriale, ma non in ospedale. All'esito possono verificarsi due condizioni. La persona destinataria del provvedimento non è più bisognosa di terapie, oppure ritenere necessario il trattamento sanitario obbligatorio, qualora la persona si rifiuta di essere sottoposta alla terapia. Nello specifico, l'esito dell'accertamento sanitario può essere sintetizzato: negativo nel caso in cui il paziente non mostri una necessità di trattamento, positivo e quindi sfocia nel trattamento sanitario volontario nel caso in cui il paziente accetti le cure, interlocutorio se il medico prevede di rivisitare dopo 72 ore il paziente prima di assumere una nuova decisione, o il critico, che evidenzia la necessità del trattamento sanitario obbligatorio. Passiamo adesso al trattamento sanitario obbligatorio. Vediamo come differisce e che cosa significa. Allora, consiste in un ricovero in idoneo luogo di cura dei malati di mente che in situazioni di particolare aggravamento delle loro deficienze psichiche non vogliono accettare le cure e sono socialmente pericolosi per se stessi e per gli altri. Vedete quante condizioni pone questo trattamento sanitario obbligatorio? Si effettua in regime di degenza ospedaliera solamente qualora manchino le condizioni e le circostanze che consentono di adottare le tempestive e adeguate misure sanitarie extraospedaliere attraverso il centro di salute mentale delle ASL competenti per territorio. Allora, quali sono i soggetti coinvolti? Sono i familiari ed il medico curante, in veste di promotore, quindi il sindaco, quale autorità garante che emette il provvedimento, la polizia locale, le forze dell'ordine, ma molto residuali, e il personale sanitario in funzione di esecutori del provvedimento finale, le strutture sanitarie ospedaliere e non, che hanno la funzione e il compito di prendere in carico il malato, il giudice tutelare nel ruolo di controllore in caso di TSO presso la struttura ospedaliera. Vediamo le funzioni del sindaco. Allora, il sindaco emana l'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio, trattamento sanitario obbligatorio su proposta del medico specialista. L'ordinanza viene convalidata dal giudice tutelare entro le successive 48 ore, assunte le opportune informazioni e dopo aver disposto tutti gli eventuali accertamenti sul caso. Tale convalida non può mai mancare. Quindi deve esserci sempre ed è inquadrabile come esempio la giurisdizione volontaria, in quanto l'intervento del giudice tutelare, in quanto l'intervento del giudice tutelare interviene per perfezionare un procedimento, quindi è volontario, quindi lui perfeziona un procedimento. Sull'ordinanza sindacale il giudice tutelare si deve pronunciare con decreto motivato per convalidare o meno tale provvedimento, dando chiaramente successiva comunicazione al sindaco. Se il giudice non convalida il TSO, il sindaco deve disporre la cessazione immediata del trattamento sanitario in condizioni di degenza ospedaliera. Funzioni e ruolo della polizia locale. Bene, adesso ci occupiamo di quello che noi dobbiamo fare.
chiaramente in linea teorica, poi in linea pratica bisogna che facciate degli approfondimenti anche con tecniche operative più approfondite. Allora, facciamo un attimo diciamo facciamo un riferimento al codice europeo di etica della polizia. È una raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio del 2011, dice questo: nei trattamenti, negli accertamenti sanitari obbligatori, la polizia locale deve attentamente vigilare sulla dinamica dell'intervento, garantendo il rispetto della persona umana nei suoi aspetti fisici e morali e nel diritto alla salute previsto e sancito dalle norme costituzionali. Bene, ora. Quali altre funzioni hanno gli agenti della polizia locale? Sono di supporto e ausiliari. Quando essi, cioè, queste funzioni si esplicano nel compiere attività di ricerca del malato affinché il personale sanitario possa raggiungerlo, oppure può intervenire per chiamare il medico curante quando si rende conto di un'attività particolarmente aggressiva da parte oppure va in strada e quindi è fuori controllo il malato. Contribuire alla conoscenza del malato perché la polizia locale, stando sul territorio, conosce anche precedenti situazioni che può chiaramente inquadrare. Esprimere al medico curante, allontanare tutti i presenti che potrebbero nuocere alla buona riuscita dell'intervento. E quindi la funzione della polizia, abbiamo detto, si trasforma poi da queste che sono funzioni di supporto e ausiliare in funzione coercitiva. Quando, premesso che l'intervento è un intervento di esecuzione di un'ordinanza sindacale, ma può essere che in alcuni casi la funzione si possa trasformare in funzione coercitiva, quando è inevitabile e doverosa nel caso in cui il paziente ponga in essere uno dei seguenti comportamenti: minacci di compiere atti di autolesionismo, minacci di aggredire persone, terze persone o danneggiare cose, opponga una resistenza attiva o violenta nei confronti degli operatori. La polizia locale interviene nell'esercizio della funzione di controllo, abbiamo detto, quindi la coercizione è solo l'eventualità che il problema sfoci in una situazione, diciamo, critica, ma altrimenti interviene nell'esercizio della funzione di controllo, nell'esercizio di controllo della pubblica sicurezza, quindi in osservanza dell'ordinanza che è stata emanata dal sindaco da parte dei soggetti coinvolti, è punita con la norma cosiddetta in bianco del codice penale 650, in ottemperanza all'ordinanza del sindaco. Allora, in sintesi, vediamo di raccogliere un attimo le idee e vediamo un attimo quali sono le maggiori e più importanti, rilevanti attività che fa la polizia locale nelle procedure operative. Allora, la polizia locale deve, abbiamo detto, ricercare il paziente e i suoi familiari, collaborare col personale sanitario per ottenere il consenso del paziente che esclude il ricovero curativo, in modo che bisogna fare in modo che si convinca, quindi un po' anche una diciamo connotazione di personale che abbia delle caratteristiche un po' di comunicatore, tanto è che quando il paziente si convince che si convince e quindi dà il consenso al medico per essere sottoposto o come dire, al trattamento sanitario o alla visita, in questo caso non c'è più necessità,
sia se è per trattamento, se accetta di essere di avere la somministrazione del farmaco e quindi di curarsi, non c'è più necessità di seguire. Quindi diciamo anche delle capacità di comunicazione, anche un po' di capacità di approccio da parte della polizia locale nei confronti del malato. Deve chiamare il medico curante, raccogliere informazioni utili sul paziente, allontanare i terzi estranei dalla scena, l'abbiamo già visto, in caso estremi, e qua bisogna un attimo specificare meglio che cosa si intende per l'esimente dell'articolo 51, ovvero le possibilità di essere, di adempiere al dovere nel rispetto del principio proporzionato. Allora, nel caso estremo abbiamo detto che l'intervento diventa coercitivo, quindi coattivo, e in questo caso la polizia locale è giustificata ad utilizzare la forza per dare esecuzione al provvedimento e quindi all'ordinanza sindacale. È giustificata dal fatto che l'articolo 51 del codice penale ammette l'adempimento del dovere nel rispetto però del principio di proporzione tra l'attuazione esercitata e la resistenza incontrata. L'intervento forzato secondo l'articolo 51 è giustificato da questi elementi: resistenza reiterata all'iniziativa terapeutica, tentativo di fuga o di sottrazione all'esecuzione del provvedimento, tentativo di danneggiamento di beni, situazioni di pericolo per il paziente e o per gli altri soggetti coinvolti. Quindi questo è l'analisi di quella che è l'intervento forzato e soprattutto di ciò che la norma pone a giustificazione dell'intervento della forza nei casi dell'esecuzione dell'ordinanza. Il personale di polizia locale che interviene per l'esecuzione sia in un ASO che in un TSO dovrà utilizzare e indossare i dispositivi di protezione individuale. Che cosa sono i dispositivi di protezione individuale? Allora, in primis dobbiamo partire dal presupposto che qualsiasi attività che viene posta in essere da personale in una situazione critica deve essere messa in essere con le cautele giuste. Quindi, quando parliamo di dispositivi di protezione individuale, parliamo di tutti quei dispositivi che, in base a quella che è la situazione critica che dobbiamo affrontare, vanno commisurate. E vi faccio l'esempio: qualora una pattuglia impegnata in attività di controllo in ambito urbano per rifiuti, eccetera, necessariamente ha bisogno di fa delle verifiche solamente in siti inquinati, è necessario che è dotata, oltre a dispositivi di protezione, che può essere chiaramente i guanti oppure, che so io, altre situazioni, ma in particolare le mascherine che devono avere una omologazione. Questo per dire che quando noi parliamo di dispositivi di protezione individuale, essi sono commisurati e sono, dotati, sono indossati rispetto a quello che è l'intervento che dobbiamo fare, cioè la dotazione di dispositivi obbligatorio per legge da parte del comando di appartenenza. È una dotazione che viene commisurata all'attività che viene fatta. Ora, parliamo dell'ASO e del TSO, i dispositivi di protezione possono essere di varia natura, per esempio i guanti antitaglio. I guanti antitaglio sono i guanti che consentono la presa del malato e la difesa nel caso in cui lui abbia qualcosa tipo una siringa con cui, brandendo la siringa, con cui minaccia di ferire.
Questi guanti sono chiaramente uno degli strumenti, uno dei dispositivi, ma soprattutto l'idea è che l'uniforme deve essere, di ordinanza deve essere costituita da indumenti con maniche lunghe, perché è possibile ferirsi o è possibile che la persona sottoposta al trattamento possa graffiare, possa allungare le mani e quindi è questo. Ma soprattutto è anche come se oltre ai dispositivi di protezione individuale, mi ricordo per esempio un altro dispositivo che potrebbe essere lo scudo, cioè fronteggiare con uno scudo nei trattamenti sanitari, ma non voglio dire proprio quando c'è questa impossibilità, oppure il casco protettivo. Ma poi c'è anche l'altra situazione che sono come ci si presenta, tenere i capelli raccolti al di sotto del copricapo, perché è possibile che il paziente possa tirare i capelli. Non devono essere indossati gli orecchini, i pendenti o le collane o altri accessori che possono creare un pericolo per l'operatore. Questo è sicuramente un altro connotato fondamentale da mettere. L'altra situazione è che è sempre la prestazione bisogna prestare attenzione, il fischietto con la catena, la penna, le matite, accessori che qualora sottratti possono essere chiaramente potenziale arma e quindi per esempio la penna, la matita, oggetti appuntiti possono essere banditi, essere sottratti dal malato e questo può ferire se stesso, ma anche le persone che intervengono. L'arma in dotazione è importantissima, è importante avere l'arma in dotazione, ma bisogna averla in sicurezza. Quindi bisogna fare in modo che l'arma deve essere non facilmente estraibile, quindi bisogna tenerla in sicurezza, attenzione soprattutto che non vengano sottratti il cinturone oppure il caricatore, insomma, sono tutte accortezze che sicuramente il personale ben istruito che avrà fatto un addestramento in questo senso come dire, a fare. Mentre parlavo mi sono ricordata della bruttissima storia che si è verificata qualche anno fa a carico di alcuni agenti per un trattamento sanitario dove chiaramente hanno immobilizzato il malato e da questo intervento è stata conseguenza la morte del paziente. Ora, senza voler dire fare affermazioni che possono solo essere delle opinioni, necessariamente da lì bisogna fare mente locale, bisogna dire fare un pensiero, coscienza critica soprattutto e dare delle indicazioni operative anche attraverso dei protocolli importanti firmati tra il personale sanitario e la polizia locale proprio per una indicazione. Allora, in sintesi, che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che le modalità operative in materia di trattamenti sanitari sono la gestione dell'intervento, la formazione del personale, la conoscenza delle norme, modalità di intervento, approccio psicologico all'intervento, verifica dei luoghi, gestione degli spazi. Allora, per ognuno di questi elementi che abbiamo avuto modo di accennare prima, vi sarebbe praticamente tante situazioni da porre in essere. Però quello che a mio parere è più interessante sottolineare è proprio sia la verifica dei luoghi, sia la gestione degli spazi.
spazi. La conoscenza delle norme, bene o male, possono venirci in soccorso. Per esempio, abbiamo detto l'articolo 51, l'esimente, nella misura in cui nell'adempimento di un dovere, che potrebbe anche essere l'uso della forza. Conoscere la normativa ci consente anche di non eccedere con l'uso della forza e di mantenerci in un ambito puramente proporzionato rispetto a quello che noi andiamo a porre in essere. La verifica dei luoghi, abbiamo detto, è fondamentale perché ci fa rendere conto, soprattutto nel TSO, di quali possono essere i rischi e i pericoli che andiamo ad affrontare quando ci troviamo in determinate situazioni. La gestione degli spazi è fondamentale. Che significa gestione degli spazi? Significa che dobbiamo sempre lasciare una via di fuga, lasciarci una via di fuga. Dobbiamo fare in modo che non ci chiudano, cioè che non stiamo in spazi angusti dove non riusciamo poi a difendere noi stessi, ma soprattutto a difendere i soggetti che chiaramente fanno parte coinvolti nell'operazione, che è particolare. Quali sono i mezzi di coercizione? Quindi, quando ci troviamo a utilizzare la forza, diciamo la forza pubblica, ma diciamo forza pubblica, la forza di coattivo, quando ci troviamo a stare in una condizione di critica, allora in questo caso è possibile anche utilizzare chiedere l'ausilio delle forze di polizia, delle altre forze di polizia, perché non ci dimentichiamo quali sono i ruoli distinti, cioè noi abbiamo l'obbligo di eseguire l'ordinanza del sindaco, abbiamo l'obbligo di accompagnamento, diventa un accompagnamento coattivo nella misura in cui il paziente non rifiuta di essere sottoposto all'intervento e quindi al ricovero ospedaliero e quindi reagisce. Ma se la reazione è spropositata e va oltre e chiaramente per motivi di esiguità del numero degli operatori, sono impiegati una sola pattuglia per poter dare assistenza ai sanitari, è necessario che si chieda l'intervento della forza pubblica e quindi delle altre forze dell'ordine. Questo significa praticamente che non ci dobbiamo per nessuna ragione preoccupare di non aver adempiuto al nostro dovere perché ci siamo resi conto in quel momento che la situazione va oltre le nostre capacità, di operative. E naturalmente bisogna chiedere, avvisare, anzi, quando ci si è di fronte ad una situazione che proprio per le nostre informazioni, proprio perché noi abbiamo la possibilità di conoscere il paziente perché abbiamo fatto altri TSO, altri ASO, eccetera, è opportuno avvisare preventivamente le altre forze dell'ordine che avremmo eventualmente bisogno di aiuto. Questo significa coordinare bene il servizio in modo tale che non ci troviamo poi di fronte ad una situazione critica che non riusciremo poi ad affrontare da soli. Non ci dimentichiamo che il nostro ruolo non è solo e unicamente quello di eseguire l'ordinanza, ma è quello di dare assistenza, ma soprattutto di porre in sicurezza gli astanti e quindi le persone coinvolte, metterli in sicurezza nella misura in cui pensiamo che ci sia una forma di rischio, sia per se stessi e quindi il paziente, una forma di autolesionismo, ma anche per i sanitari e per la nostra stessa persona. E quindi questa è più o meno le cautele.
I mezzi di coercizione, di coazione o di coercizione fisica sono gli strumenti in dotazione delle forze di polizia per contrastare la resistenza attiva o passiva di soggetti che non intendono adempiere ad un ordine legittimamente dato. L'ordine legittimamente dato chiaramente è l'ordinanza sindacale. Per quanto invece riguarda i mezzi di coercizione o i mezzi di coazione sono chiaramente cosiddetti. Le manette, per esempio. Intanto posso dire che non esiste un modus operandi univoco. Ciò fondamentalmente si basa sull'esperienza, sul gruppo di lavoro, sulla sinergia tra i vari attori coinvolti. Per esempio, il protocollo operativo della polizia locale, faccio riferimento a questo perché ho avuto modo di leggere e posso dire che è molto interessante il fatto che abbiano voluto sottoscrivere questo protocollo di intervento congiunto con il personale sanitario, ma soprattutto perché tale protocollo ci pone nella condizione di sapere cosa fare, di sapere cosa fare. Soprattutto quando è necessario, come dire, è necessario, ecco qua, mi scuso un attimo, ok, chiedo scusa, singola, perfetto, no. Sto cercando di trovare una soluzione standard. Bene. Mi scuso un attimo, ma ok, bene, chiedo scusa. Ho fatto un po' di confusione. Allora, stavo dicendo, il protocollo operativo della Polizia Locale di Napoli ho avuto modo di leggerlo e posso. E quindi dicevo, scusatemi per l'interruzione, quindi dicevo praticamente che i mezzi di coazione fisica sono quegli strumenti in dotazione delle forze di polizia per contrastare la resistenza attiva e passiva di soggetti che non intendono adempiere ad un ordine legittimamente dato. Abbiamo detto che quest'ordine, in questo caso, dato è appunto l'ordinanza con cui viene obbligato il trattamento sanitario e i mezzi che noi abbiamo sono chiaramente le manette oppure tanto per dire lo spray, sono tutti quegli strumenti che ci possono essere di aiuto quando noi cerchiamo di contrastare quella resistenza. Ora dicevo, il modus operandi non è un modus univoco perché molto si basa sull'esperienza che noi abbiamo. Soprattutto si basa sul gruppo di lavoro, sulla sinergia che si viene a che si incontra tra i vari attori coinvolti e quindi i sanitari, piuttosto che cioè sanitari, personale paramedico, personale medico, cioè personale della polizia locale e soprattutto il rapporto che si riesce ad avere nella comunicazione con il paziente. E vi dicevo, il Comune di Napoli e la Polizia Municipale di Napoli ha sottoscritto qualche anno fa un ottimo protocollo di intervento congiunto con il personale sanitario. Ora, quanto questo protocollo possa essere efficace, credo che sia uno strumento importante. Io ritengo che qualora venga sottoscritto un protocollo, la pattuglia che interviene ha una garanzia maggiore rispetto alle attività che deve porre in essere. Oltre al fatto che chiaramente dovrà necessariamente basarsi su quella che sarà la sua esperienza del momento, perché abbiamo detto che il protocollo può fissare quelle che sono le competenze dei singoli attori o dei singoli soggetti che fanno parte dell'intervento, ma nello stesso tempo il caso particolare non può essere chiaramente oggetto di un protocollo, perché ogni caso è a sé stante, ogni situazione emergenziale che può succedere è a sé stante, ma quello che bisogna tenere conto
molto è la preparazione della pattuglia e la preparazione dei sanitari di fronte a casi del genere. Certamente non possiamo pensare come dire, rifiutarci di dare esecuzione, né tantomeno di dire no, ma dobbiamo essere accompagnati dalla forza pubblica, dalla forza di polizia. Non è così. L'ordinanza, noi siamo polizia amministrativa, noi siamo deputati al controllo. La funzione di polizia amministrativa, come dicevamo in precedenza, è del comune, e in questo caso il sindaco agisce come autorità sanitaria locale. E quindi necessariamente i primi attori, i primi operatori operatori che intervengono in questa situazione è necessariamente la polizia locale. La polizia locale ha il compito di dare esecuzione all'ordinanza sindacale, e che può essere un'ordinanza che può essere un mero accompagnamento coattivo, può essere un accertamento nella privata dimora, e quindi non è possibile assolutamente rifiutarsi. Cosa invece possiamo fare per organizzare al meglio un servizio di esecuzione dell'ordinanza e un servizio operativo rispetto all'esecuzione dell'ordinanza? Intanto possiamo addestrare il personale. Quindi la prima cosa è che il personale deve essere addestrato, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico. Deve conoscere i propri limiti, soprattutto deve conoscere le norme che possano o meno giustificare l'intervento di determinata forza. Deve necessariamente la pattuglia essere messa nella condizione di sapere quali sono i rischi che deve affrontare. Dovrà inoltre il comando operativo, quindi la parte gli uffici quando intervengono in situazioni particolari e mandano le pattuglie, la pattuglia deve valutare l'intervento precedentemente. Quindi cosa può essere importante? Innanzitutto potrebbe essere importante verificare se in quel caso è necessario mandare una o due pattuglie, perché in casi particolari prevenire determinate reazioni con l'ausilio di un'altra pattuglia solo all'occorrenza, che interviene solo all'occorrenza, significa mettere in sicurezza il proprio personale, oltre che chiaramente mettere in sicurezza coloro che intervengono. Questo potrebbe essere un discorso. Ove non c'è possibilità, lo dicevo prima, il personale è esiguo, allora in quel caso è bene interfacciarsi con le altre forze di polizia, eventualmente chiedere preventivamente l'ausilio ove occorresse, ma questo è semplicemente per cercare di evitare la gestione cattiva dell'intervento. Dopodiché, l'esecuzione di una TSO o di un ASO è semplicemente nelle competenze della polizia locale. Quindi, ripeto, rifiutarsi non è possibile. Addestrare il personale adeguato sicuramente. Le raccomandazioni ce ne sono, come c'è la normativa di riferimento, come chiaramente ci sono dei protocolli operativi, come quello di cui parlavo della Polizia Municipale di Napoli, che sottolinea gli interventi come possono essere fatti e a che rischio, e cercando chiaramente di azzerare o quantomeno di valutare tutti i rischi, cercando anche di dare delle risposte per quanto riguarda i rischi. Infine, quello che è importante è anche verificare se accanto alla teoria è possibile anche fare delle esercitazioni pratiche all'interno del proprio comando, soprattutto nei comandi grandi come il Comando di Polizia Municipale di Napoli, dove è possibile organizzare dei gruppi di lavoro che possono essere formati dal punto di vista pratico, e quindi con tecniche di difesa personale, tecniche di ammanettamento, tecniche per autodifesa, ma senza mai dimenticare che stiamo
affrontando, siamo nelle, come dire, di fronte ad un malato e quindi siamo nelle condizioni di dover garantire la dignità, il rispetto della dignità personale, siamo nelle condizioni di dover garantire la sicurezza di tutti i presenti e quindi l'azione va sempre messa a confronto con quelle che sono e contemperata con quelle che sono le esigenze e le situazioni che insorgono al momento. Infine, che cosa sono che cos'è di fronte proprio ad una situazione che non riusciamo a gestire? C'è la contenzione meccanica, cioè la tecnica di intervento estremo che viene utilizzata in situazioni acute, critiche, temporanee e solo quando non c'è altro da fare. È un provvedimento di carattere assolutamente eccezionale. La si fa attraverso la tecnica dell'ammanettamento, attraverso, come dire, anche il contenimento fisico, quindi. Ma ripeto, sono casi molto, molto rari, casi effettivamente eccezionali, ma soprattutto casi in cui bisogna pensare bene, e quindi rapportarsi sempre a chi ha più esperienza. Bene, allora, mi sembra di aver detto tutto, oltre al fatto fondamentale che secondo me non da sottovalutare è sicuramente la LEA, cioè la possibilità che si realizzino situazioni impreviste, c'è sempre e va bene. Ma se noi teniamo conto di una buona formazione sia di tipo teorico che di tipo pratico, se noi teniamo conto di avere una competenza che è dovuta anche all'esperienza che abbiamo fatto, soprattutto organizzare dei gruppi di lavoro all'interno dei grossi comandi di polizia che fanno da raffronto, da confronto e soprattutto in modo da spiegare le varie situazioni o i vari problemi. Credo, a mio parere, che solo in questo modo ci si può dare la contezza che siamo di fronte ad un evento assolutamente previsto e eventualmente prevedibile. Ripeto, l'ordinanza sindacale che dispone l'ASO o che dispone il TSO sono ordinanze necessariamente a cui non possiamo rifiutare di dare esecuzione e quindi sono nelle piene competenze. Bene, io ho finito di esporre gli argomenti, credo che siano sicuramente di grande interesse, ma che siano dal punto di vista della pratica assolutamente da approfondire e con tecniche operative che possano mettere tranquillità operativa agli operatori, chiaramente. E in modo tale che si possa agire nel pieno della consapevolezza che i nostri compiti, che sono una miriade di compiti, prevedono anche purtroppo il rischio di trovarsi in situazioni che, bene o male, se riusciamo a saper gestire, avremo fatto un ottimo lavoro. E quindi mi sento di dire che bisogna approfondire sempre di più e bisogna sviluppare delle competenze che non sono prettamente degli operatori della polizia locale nella loro
funzione di controllo e di vigilanza, ma anche un po' comunicazione, un po' di tipo comunicativi, un po' di tipo psicologico, quindi un approccio che ha una varietà ampia di connotati, tra cui anche un approccio di tipo psicologico, un approccio di tipo comunicativo, e credo che con una buona formazione e con una buona tecnica alla operativa si riesce ad affrontare qualsiasi tipo di problema. Quindi, allora, non mi resta che salutarvi, vi auguro buone feste, vi auguro un buon anno, una buona vigilia di Capodanno e un buon anno a tutti, e spero di essere stata, insomma, chiara nell'esposizione, di aver dato un contributo affinché le vostre competenze si possano sviluppare con chiaramente doverosi approfondimenti. Vi ringrazio e vi saluto. Alla prossima, arrivederci.